Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. Wise e siamo qui oggi con un nuovo episodio delle classi consigliate su Call of Duty Ghost. Oggi vi porto un altro fucile d'assalto, me l'avete chiesto in parecchi, la K12, fucile che considero uno dei migliori per giocare nelle partite pubbliche. Vi consiglierò due classi differenti. Iniziamo a parlare dell'arma però. Arma che a mio parere è molto buona, è un ottimo fucile d'assalto, fa molti danni perché comunque richiede tre colpi per uccidere da media e bassa distanza, o due per colpi in testa, e anche da lontano uccide con massimo 4 colpi, scusate, quindi un ottimo fucile, fa più danni del Maverick che abbiamo visto settimana scorsa. Il rinculo è un altro dei suoi punti di favorevoli, perché comunque non rincula quasi per niente. Quest'arma, anche senza silenziatore, è stabilissima, quindi se siete giocatori che amate le armi che rinculano poco, questa può essere adatta a voi, davvero ottima arma. Altro punto a favore di questo splendido fucile d'assalto, il mirino. Il mirino mi ricorda molto quello del Galil di Black Ops 1, quindi un mirino abbastanza comodo da usare, forse non è il migliore dei fucili d'assalto, comunque è perfetto per utilizzare l'arma senza nessun mirino, quindi potete risparmiare uno slot degli equipaggiamenti dell'arma per equipaggiare altri accessori, quindi secondo me il mirino non è indispensabile perché comunque potete vedere questo mirino metallico è perfetto. Un lato negativo di quest'arma, perché c'ha anche dei lati negativi, è il tempo di ricarica, circa 3 secondi e 20 per ricaricare l'arma, quindi abbastanza tanto tempo. Vi consiglio quindi o gioco di prestigio come perk oppure mettete i caricatori aumentati. In questo modo potrete sparare a più nemici prima di dover ricaricare l'arma, quindi il mio consiglio: o caricatori aumentati o gioco di prestigio. Gli accessori che vi consiglio per quest'arma, quindi o i caricatori aumentati se magari vi piace giocare in guerra ci sono 9 giocatori sulla stessa mappa, quindi 9 giocatori avversari, quindi vi capiterà spesso di trovarvi 2-3 nemici davanti, quindi usate i caricatori aumentati per poterli uccidere tutti. Oppure vi consiglio il silenziatore se amate molto andare in stealth contro i nemici, magari vi piace aggirare le linee nemiche, quindi vi consiglio il silenziatore, altrimenti il freno di bocca o il soppressore di fiammata. Il soppressore di fiammata è molto utile per chi non è abituato a giocare senza silenziatore e perché vede che comunque ci sono queste fiamme che possono dar fastidio, soprattutto per mirare a distanza, mentre il freno di bocca aumenta leggermente i danni da distanza. Quindi sono due accessori, tutti e due molto utili. Gli altri non sono poi così indispensabili, anche perché gli FMJ non sono molto utili in questo gioco, visto che non si spara molto spesso attraverso le superfici, quindi eviterei di metterli. Perk consigliati con quest'arma. Io vi consiglio di non utilizzare predatore perché comunque ha una buona mobilità quest'arma. Predatore costa tanto, costa 3 punti, quindi eviterei di metterlo. Cosa bisogna mettere come tutti i fucili d'assalto? Estrazione rapida e prontezza. In questo modo potrete avere un vantaggio contro le SMG perché sennò vi distruggono, perché uno con le SMG mira più velocemente di voi, quindi vi consiglio estrazione rapida e prontezza. Se usate una classe stealth, vi consiglio come sempre intercettazione, occultamento, silenzio di tomba, in modo da poter andare dietro le linee nemiche e prendere di sorpresa tutti. Quindi questi perk in più, scudo di blindato, provate scudo blindato perché? Perché se andrete dietro le linee nemiche, molto spesso i nemici mettono l'esplosivo artigianale per proteggersi se magari stanno camperando in una zona. Quindi con lo scudo blindato riuscirete a sopravvivere a questo esplosivo artigianale e potrete contrastare efficacemente il nemico. Se invece utilizzate una classe più pronta ad affrontare direttamente i nemici, quindi non cercare di aggirarli, vi consiglio sicuramente concentrazione, perché in questo modo se i nemici vi spareranno voi potrete rispondere al fuoco nemico e batterli nello scontrafuoco. Altri perk molto utili: gioco di prestigio, perché così vi capiterà spesso di ricaricare dopo che avrete ucciso un nemico, quindi con quest'arma che si carica molto lentamente mettete gioco di prestigio. Altri perk molto utili: sciacallo, perché comunque le munizioni sui fucili d'assalto finiscono abbastanza in fretta, quindi provate a usare sciacallo, magari specialista come primo perk. Altri perk molto utili: ICU, che probabilmente è uno dei perk più sottovalutati di questo gioco, perché? Perché vi permette di recuperare più velocemente la vita dopo uno scontrafuoco, e questo è fondamentale, visto che si muore così velocemente. Mettetevi ICU, che tanto costa solo 2 punti, quindi non è neanche molto caro, provatelo e vedrete che molti scontri a fuoco riuscirete a salvarvi grazie a questo utilissimo perk. Vi consiglio di utilizzare o specialista o assalto. Io supporto non lo uso tanto. Assalto vi consiglio in particolare se amate andare dietro le linee nemiche col silenziatore, in questo modo riuscite a fare una kill streak molto alta. In specialista i bonus che
vi consiglio sono questi. Magari provate a mettere, ad esempio, silenzio di tomba e amplificazione se non li avete messi all'inizio, in modo da avere un netto vantaggio rispetto ai nemici. Io qua avevo messo scommettitore solo perché ero appena all'inizio di questo prestigio. Quindi queste sono le mie classi consigliate sulla K12, che a mio parere, come ho detto, è la R migliore per le partite in pubblica. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Noi ci vedremo presto con un nuovo video di Call of Duty. Ciao a tutti!